è un campo minato questo ormai, questo è un campo minato. Ho dovuto riconoscere un mio amico, sono arrivato per primo perché abito lì, ho sentito il botto, ho dovuto riconoscere il mio amico. E lì, steso a terra, c'era Franco Minestrini, 70 anni di Metauriglia, che intorno alle 6.30 si era recato con la carriola in mano a gettare gli sfalci in quest'isola ecologica situata lungo la statale adriatica, a 100 metri dalla sua abitazione. Qui la tragedia, proprio davanti ai cassonetti, è stato investito da un furgoncino Peugeot Expert che stava provenendo da Marotta. A causa dell'impatto, l'uomo è stato caricato sul mezzo e sbalzato fino ad una Lancia Y parcheggiata a lato della strada, impattando contro il veicolo. Inutili soccorsi, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il settantenne è morto sul colpo, sconvolto ma illeso invece il fanese 62enne alla guida del furgone. Ora sulla dinamica sta indagando la compagnia carabinieri di Fano comandata da Maximiliano Papale. Non si esclude che il conducente possa aver avuto un colpo di sonno. Sì, lo conoscevo, era un bravo ragazzo, un lavoratore, un ragazzo di famiglia. Religioso, tranquillo, purtroppo la vita è così, la vita è qui non riusciamo più a vivere in queste condizioni, qui nella strada è un pericolo pubblico, è sempre peggio, qui è stata sempre il rettilineo della morte, dal ponte Metauro a Torrette. È stato sempre dichiarato il rettilineo della morte, perché qui ogni tanto ce n'è, ne capita uno. E da tempo sia i residenti che il Comitato Fano Sud chiedono una viabilità più sicura e la messa in sicurezza della statale adriatica, simbolo della battaglia, i teli rossi e le bandiere che sventolano in tutta la frazione fanese, diventate ormai una forma di protesta permanente. Non la ritengo opportuna questa strada, io dico a uno spostamento più in là e lasciar libera la popolazione del posto qua. Lei è un vicino di casa? Sì, un bravo uomo. Questa mattina lo aveva visto uscire di casa? No, non l'ho visto uscire. Ho visto qua tutta questa confusione uscendo dal portone di casa. Sono venuto a vedere, poi mi hanno detto qua, lo sai cosa è successo? Cosa è successo? Ha detto Franco Minestrini qua, l'hanno preso sotto. Ci avevo parlato l'altro ieri. Gli facevo i complimenti lì che aveva un bel orto, che aveva fatto una bella piantagione. Ci lavorava dalla mattina alle 5:30, 6, tutto il giorno era lì in quell'orto, ma è da vederlo da quanto è bello. Ci parlavo sempre, era una brava persona. Sono amareggiato, distrutto e sconfortato, ha aggiunto invece l'ex presidente della circoscrizione Aleardo Pucci, che ha chiesto al sindaco Seri di prendere provvedimenti. Cioè io ieri ho scaricato 6 volte qui in questo bidone, no? E stavo pensando, mentre scaricavo, sarà che non mi travolgono? Hanno travolto lui stamattina, eccolo qua. È incredibile questa cosa, che non si riesce a sbloccare questa situazione. E non sappiamo più quali sistemi usare a questo punto. Mi sono battuto come un cane per questa zona, perché niente, non sono riuscito, nessuno è riuscito mai. È incomprensibile questa cosa, e continua a morire gente. Abbiamo sentito il rumore stamattina, sì, abbiamo sentito un botto. Conoscevo la sua mamma, conoscevo la famiglia, tutto. Mio figlio con il nipote si allenava al judo qua vicino, una persona buona. Qua la viabilità è insostenibile. Qui di notte ci sono macchine che vanno veramente sopra ogni limite di velocità. Poverino, ci ha rimesso la vita sto signore.